Salve youtubers e benvenuti per questa seconda parte del quinto capitolo di Sailor Moon Another Story qui con Bloodlust 258. Dunque, ci eravamo lasciati qui con Sailor Moon, non so che cosa ci sarà per noi più avanti, infatti sono rimasta tale quale a prima, i livelli sono quelli, dovremmo farle allenare, se trovo un posto per farle allenare le farò allenare in maniera molto intensiva perché c'è Mercury e Mars che sono messe malissimo, quindi andiamo avanti. Allora, questo è il Black Castle. Black Castle dovrebbe essere, però ok, va bene, scusate un po' di lag. Shingo, stai al sicuro, ti salverò. Ok, ottimo. Sailor Moon, entriamo magari. Allora giriamo, vediamo qui. Ah, qua c'è il Merchant Boy, il mercante errante. Sono un mercante errante, vuoi comprare qualcosa? Sì, vediamo. Allora, io ho già fatto compere, come vedete, ho preso tutto già a Tokyo prima di arrivare qui, quindi non ho bisogno di niente. Voi accumulate, cercate di prendere quanto più possibile, soprattutto nei giri set che sono utilissimi. Oh mio Dio, Venus, Mars e Mercury level up e danno 21.000 e passa questi. No, ok, urge allenamento intensivo perché danno tantissimo qui i nemici. Come vedete già hanno superato Mars due livelli, addirittura ha fatto con due combattimenti. Quindi direi che ci fermiamo un attimino qui, salvo soprattutto. Ci vediamo fra pochissimo in modo tale che le faccio allenare. Così cerchiamo di tamponare dove possiamo, visto che comunque non sono messe dando bene. Quindi ci vediamo fra poco. Ok, rieccoci qua ragazzi, oh mio Dio, sicuramente questa gameplay non vi è arrivata subito dopo la prima parte perché le ho fatte allenare come le bestie, cioè da livello 30, 31, 34, quant'era, a livello 70. Qui è una miniera d'oro per l'exp, fate in modo... anche al 75 arrivate ragazzi, se ci riuscite, perché è ottimo, è un posto perfetto per allenare le Sailor. Quindi il massimo livello che io sappia è il 100, quindi più di quello non potrà andare. Però ed è un po' per esempio che gli HP di Mars e Jupiter non vanno più avanti del 999, forse è proprio il massimo ottenibile 999, però noi non ci interessa, adesso noi andiamo. Vi ricordo che qui c'è il Merchant Boy, eccolo lì, quindi comprate quanto più potete e ho cambiato anche la formazione. Dicevo, ho lasciato sempre la formazione Victory, però ho cambiato l'ordine delle Sailor. Davanti adesso ho Sailor Venus e Sailor Moon, al centro Jupiter e Mars, e poi dietro gli ho messo Sailor Mercury, perché è quella che fa meno danni, quindi la userò più che altro per dare oggetti. Uno scudo di energia malefica sta bloccando la strada. Perfetto, non possiamo andare di qua, andiamo dall'altra parte. Mi sto trovando molto bene, purtroppo però ci sono le attacker di questo gruppo, ergo Jupiter, Mars e Venus, che non hanno tanta difesa e quella non è una bella cosa. Scusate, va sempre un pochino scattoso. Ok, eccoci. Perfetto. Oh. Oh, ti sei svegliato adesso? Chi sei? Mi chiamo Sin. Se rimani tranquillo non ti farò nulla. Pensi che farò quello che uno dei cattivi mi dice? Oh. Ah, scusa per la risata. Anch'io ho un fratello più piccolo. Ti piace tua sorella? Eh? Beh... Il mio fratellino è carino. Credo che farei di tutto per il bene di mio fratello. Usagi... Lei non è così. Ruba sempre il cibo, mi ruba sempre il cibo e usa i miei giochi.
Lei fa queste cose terribili? Ma era sempre lì quando ero malato. Anche quando divento disobbediente, lei si preoccupa per me. Questo è strano. Anche se lei è una cattiva sorella, ti piace lei? Non parlare male di mia sorella. Le Sailor Senshi stanno arrivando. Sailor Moon, eh? Va bene, vado subito. Shingo-kun, dormi ancora un po'. Questa volta sarà per un po' più a lungo. Per prima cosa colpiremo Sailor Moon con un'illusione. Che belli, che sono carine. Che carina, Sin. Andiamo avanti. Oh, non andiamo avanti. In qualche modo lo spazio sembra diventare tutto distorto. Cos'è questo? Tutti sono spariti anche. Ragazze, dove siete? Sailor Moon. Sei stata abbandonata dai tuoi amici. Non è possibile. Io credo in ognuno di loro. Inoltre, quel mondo distorto è una creazione delle tue. Forse. Ma come troverai questo mondo, mi chiedo? Usako, sono a casa. Bentornato, Mamo-chan. Dov'è la mia simpatica lady? È stata con Momo-chan oggi. È tornata da giocare nel Dreamland tutta esausta. Fammi vedere. Con la nostra lady in questo stato è certamente più tranquillo. Non è mia figlia, se no? Hai ragione. Com'era Sailor Moon? Ah, io... Se consegni il Mystic Silver Crystal, posso garantirti il destino che hai appena visto. Questo è sbagliato. Questo è davvero sbagliato. Perché tutti non vogliono cambiare il proprio destino. Il popolo della Black Moon, ad esempio, sono stati rattristati nell'aver avuto il proprio destino cambiato. Capisco. Comunque sia, non sempre intenzionata a consegnarti il Mystic Silver Crystal. In questo caso non ho scelta. Ho pensato che avremmo potuto risolvere questo parlando assieme. Non ti importa di cosa accadrà, Shingo-kun? Vieni nella stanza sul retro e combattiamo lì. Sailor Moon, qual è il problema? Va bene, sbrighiamoci, posso sentire Shingo vicino. Ok, andiamo? No, da questa parte no, andiamo dritti. Salve. Oh. Ti stavo aspettando, Sailor Mars. Nergal! Sono felice che abbiamo potuto incontrarci di nuovo, Sailor Mercury. Nabu! Ho pensato che saresti venuta di sicuro, Sailor Jupiter. Marduk! Oh 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 oh. È passato un po' di tempo, Sailor Venus! Ishtar! Sin, ridammi Shingo! Sei forte come sempre, Sailor Moon. Quindi questo è un raduno di tutte le opposizioni Senshi, giusto? Com'è stata la nostra illusione, intendo? Scommetto che vi è piaciuta. Quell'illusione neanche per sogno. Anche se vi abbiamo mostrato la vita che voi desiderate, la nostra pazienza ha dei limiti.
Questo destino è disgustoso. Non siamo deboli come lo siete voi. Senti, senti, non siete deboli dopo aver visto voi stessi in quell'illusione? Avete violato un tabù cambiando i destini nel modo che volevate. Non è troppo tardi, però. Fate tornare quei destini alla normalità. Mi dispiace per voi, ma succede che a noi piacciono quei destini. Arrendetevi, oppositio senshi, o nel nome della luna, vi punirò. Ora è il momento di chiudere i conti. Considerate questa come fosse la nostra battaglia finale. Oh my god! No, a 2-2 no! No! A 2-2 no! No, allora, Moonheart Spiral Attack, facciamo lei Burning Mandala. Per ora lei Mercury Shine Aqua Illusion, ma che è Supreme Thunder per sempre, e Crescent Beam Shower, perché le altre sono singole, quindi andiamo a colpire tutte e due, dove possibile. Madonna mia, che sbozza. Oddio, Dark Thunder. Oh my god! Aio. Aio. Non mi sta piacendo questa situazione. Sono un po' forti. Mercury non fa un cacchio là dietro. Vabbè, ma non farebbe niente manco davanti, perché somiglia molto a Sailor Moon. E Sailor Moon non è che toglie tantissimo. Appunto. Perfetto. Allora, facciamo così. Per ora lei attacca. Vediamo lei se riesce a fare un Nigiri Set. Lei dà una Life Water a Venus. E lei Supreme Thunder, come non ci fosse un domani. È la più veloce di tutti, perché è la Red Pupil, vi ricordo. Io ho messo a lei la Red Pupil. Perfetto. Quindi reset. Perfetto, allora. Vediamo come possiamo combinarci. No, lei attacca con un altro Burning Mandala. Lei usa un Nigiri Set, tanto non fa un cavolo da là dietro. Supreme Thunder e Crescent Beam Shower. Riusciremo a batterle. Non so quanti HP possono avere. Oh mio Dio! Oi! Ah, io. Cioè, notare come le attacker, come vi avevo detto, quindi Jupiter, Mars, Venus cadono come non ci fosse un domani, perché giustamente hanno meno difesa e molto più attacco, mentre quelle due che sono praticamente incentrate sulla difesa fanno il loro dovere e resistono a qualsiasi tipo di attacco, e la cosa un po' mi dà fastidio, perché ogni 2 secondi ora penso che dovremmo mettere in sesto le altre, quindi ora vediamo un po' come mi posso combinare. Fare un altro Moon Spiral Alt Attack, oppure facciamo una ripresa di gruppo. Allora, andiamo intanto così. Usiamo una Life Creep. Allora, facciamo così. Vediamo se riusciamo. Dark Thunder ancora. Notare quanto toglie. 1 e miss tra le altre cose. Dark Fire. Quanto toglie? 3 e 1. Cioè non fanno niente a loro. Perfetto. Ora usiamo una Life Grip su lei. Lei usa Burning Mandala. Nigiri Set e Supreme Thunder, manca starlo a dire. È velocissima. Ok. Oh mio Dio. Sono cadute, sì. Ah, sarà una lunga battaglia. Ecco, una delle pecche che posso trovare in questo gioco sono le boss battle, nel senso che non sono, nel vero senso della parola, impegnative. Non sono battaglie, come per dire, alla Final Fantasy, dove in Final Fantasy devi avere
strategia e devi avere anche anche parecchia fortuna volendo. Qui diventano semplicemente estenuanti, perché non è che c'è una vera e propria strategia. Cioè, se voi fate caso, quello che io ho sempre usato, dice sì, la strategia può essere quella di fare delle mosse combinate, per dire, ok, trovare la combinazione di mosse migliore, ecco, sì, quello sì, cosa che io non sto usando, perché io le mosse combinate le ho usate poco e niente. Però appunto non è che c'è una strategia, non è che hanno delle abilità o delle cose particolari per cui devi dire oh mio Dio la strategia, questa non va bene, questa sì, questa no. Diventa solamente estenuante la cosa, un po' come questa battaglia, perché io già prevedo che questa battaglia sarà estenuante nel vero senso della parola, perché sicuramente non avranno pochi HP, col fatto poi che le attacker, cioè quelle che mi fanno più danni e mi muoiono ogni 2 secondi, la cosa non è molto... come dire, molto carina, molto veloce come battaglia. Quindi dobbiamo stare qui a continuare con le life, con le life script, life quello che è, i nigiri set, i life water, e fare sempre svegliare. Cioè, ora l'unica speranza che io ho in questo momento sarebbe Sailor Jupiter, perché Sailor Jupiter, anche se io la risveglio, io sono sicura che il primo attacco è suo, perché ha la red pupil, perché è veloce, mentre le altre cadono giù come le pere cotte, basta che mi fanno un attacco di questo qua che prende tutte quante, cioè ciao. Morisse una, forse riuscirei a fare qualche cosa. Per esempio adesso sono morta un'altra volta, quella mi fa un altro Darkfire e quell'altra è morta un'altra volta, ecco, per dire. E ho sprecato un altro nigiri set, perché Sailor Moon e Sailor Mercury non servono. Due ne ho sprecati, perché a Sailor Moon e a Sailor Mercury non interessa il nigiri set. Quindi vado di spreco di oggetti. Cioè, la strategia è questa, andare a sprecare gli oggetti in maniera decente. Vabbè, comunque, poi queste sono discussioni che noi faremo magari in un secondo momento. Anche perché mi sto pensando piano piano, il fatto che i miei video vengono così lentamente, oltre a una cosa diciamo normale, perché devo fare allenare, io non è che faccio giochi d'azione, io faccio GDR, quindi nei GDR bisogna avere anche la sessione di allenamento, perché sennò non si va avanti. Quindi a parte quello, ovviamente sto pensando anche a come renderli più interessanti i prossimi gameplay. Sto sperimentando, sto cercando di capire quali gameplay fare e come farli, anche per darvi un prodotto migliore, perché per ora come ora io mi sono ad un passo, ho fatto un passetto avanti rispetto agli inizi, e il passetto non basta, ci vuole qualche cosa di più. Cercherò di farlo in qualche modo e vediamo se è una cosa che voi apprezzerete nel tempo. Nel frattempo qua mi stanno continuando a morire tranquillamente, così giusto per gradire. Ho cambiato strategia, adesso una riporta in vita una e l'altra cura comunque sia. Quindi vediamo un po' come va con questa, in questa maniera. E quella va di Supreme Thunder, perché è così. Ti prego Nergal, muori? No, non muore. Mi muore un'altra volta Sailor Jupiter? Yes. Esattamente. Ciao Jupiter. Ecco. Ne muore una, ne sale un'altra. Continueremo così fino all'infinito, verso l'infinito e oltre. Dunque, la strategia come vedete è quella. Io sto usando una Life Water su un attacker e l'altra usa i nigiri set, mentre quelle che vengono risvegliate attaccano. Non ho altro a che fare, non ho possibilità di fare altro. È riuscita a fare il Burning Mandala! E me la uccide finalmente Nergal. Sho Nergal! Allora, facciamo così. Tu non puoi fare niente, attacca. Tu sempre Life Water. E vabbè, Supreme Thunder, sperando che non l'ammazzi con un colpo, perché così non mi prende esperienza Venus, ok? Dark Thunder. E noi resistiamo, ragazzi, ce la facciamo a resistere. Ok, Nigiri Set. Penso che al...
Manca pochino anche a lei, visto che comunque ha massacrato di botte tutte e due. Tu attacca normalmente, tu fai Nigiri 7, visto che tutti sono su. Perfetto. Vediamo quanto tempo ci sta a morire. Si aprono le scommesse su quanto tempo ci sta Marduk a morire. Dai, Venus. Madonna mia, quanto toglie. Venus toglie tanto. Ancora non è morta. Facciamo così. Shaboon Thunder. Proviamo. E lei fa Crescent Beam Shower. Gna. Vediamo Shaboon Thunder. Quanto togli. Vabbè. Oh, finalmente. Ah. Moon e Mars level up. Oh mio Dio, santo Dio. Perché tutto questo? Oh, santo Dio. Un'altra due? C'è un po' di lag. Oh mio Dio, altre due. Allora, iniziamo con la stessa, con lo stesso approccio di prima. Ergo, intanto attacchiamo tutte sempre con attacchi multipli. Sto usando stavolta Fire Soul Bird perché toglie meno EP. Vediamo un po' che cosa succede. Mi dispiace per il lag, speriamo che si toglie subito. Perché ancora. Se già durano tanto, figurati così. Fascination. Missa per favore, missa tutti. Ok, si è sistemato il lag intanto. Perfetto. Un altro Fascination. Missa. No. Mars! Ho sprecato un Nigiri 7 così è gratis. Mar. Fai male, ti prego. Fai del male fisico. Ishtar è bella resistente stavolta rispetto a Nabu. Ok, andiamo così. Ah, togliamo abbastanza però comunque. È il shower. Oh mio Dio. Aioioioioioi. Sono come quelle altre. Identiche. Il che non è buono. Ok. Vediamo un po'. Facciamo Mooning Escalation su Jupiter. Lei usa una Life Water e Supreme Thunder, perché Supreme Thunder Dark Water, Ayo e Fascination. Missa per favore. Oh porca miseria, Sailor Moon. Sailor Moon, no. Allora facciamo un Nigiri 7. Aia, non avevo visto che anche Jupiter era affascinata. Quell'altro amore. Madonna santa. Stessa situazione di prima, ragazzi. Uguale, identica. Identica. Allora, utilizziamo una Bat Medic con qualcosa per curare Sailor Moon dal fascino delle due tizie. È il Shower. Tanto non toglie niente a loro due. Questa è la nostra fortuna. Ok, Sailor Moon è curata, adesso riprendiamo la stessa identica strategia di prima. Ergo, Life Water e Nigiri 7. Intanto vediamo se riesco a tirarne su due contemporaneamente. Dark Butte. Aio, questa fa un pochino più male.
Vediamo un po' dove riusciamo ad andare. Allora, Nigiri set. Lei fa Fire Soul Bird se ci arriva. Life Water e Supreme Tanda. Dark Water, no, me ne ammazza un'altra volta tutte e due. Immaginavo. Dark Butte. Oddio, 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 oddio. Brutta questa situazione, non mi piace. Quel Dark Butte toglie assai anche a coso singolo. Allora, andiamo. Di risveglio. Ok. Fatto bene ad usare due Nigiri set. Così magari ha più speranze di Jupiter di rimanere su. Dunque, Nigiri set lo usiamo lo stesso. Life Water su cosa? Supreme Thunder. Lei facciamo una Crescent Beam Sour se ci arriva. Dai, una delle due deve morire prima o poi, no? No, missa. Miss, ok, bravissima. Bravissima! Dai, fatele fuori, una sola, me ne basta una fatta fuori, poi l'altra si ammazza più facilmente. E pensare che c'è ancora Sin, perché sono sicura che anche Sin ci attaccherà. E già mi sto sentendo male. Allora, Moonheart, Spiral Attack, Fire Soul Beard. Bird, perché bird e al solito tutta la tiritera di prima. Non è deceduta. Missate, missa. Ah, porco Giuda. El Shower. No! Due sono morte sicuro. Ah no, una. Ok. Pensavo peggio. Però Venus è lì lì per farlo. Non mi piace molto la situation. Moonheart Spiral Attack. Come vedete ragazzi, sto avendo difficoltà anche a livello 70, quindi allenatele come non ci fosse un domani. Fate anche più livelli dei miei se riuscite. Io mi sono fermata qui perché sennò non usciva più sta gameplay. Quindi ho detto no, meglio che vado avanti. Che se no veramente non ne usciamo più. Oh, è una via. Shav. Togliamoci anche questa. Dai. Forza. Moon Healing Escalation. Su Venus, ovviamente. E mo Moon Tiara Action possiamo fare. Burning Mandala. Ci arriviamo. Facciamo Mercury Arco Mirage e un attacco normale. Sperando che muoia in questo turno. Oh yes, grande! Jupiter! Mercury, Jupiter e Venus. Level up. Eccala. Sin. Ah, è sola. Speriamo che almeno questa venga un pochino più facile, anche se dubito, perché Sin dovrebbe essere la più forte delle 5. Allora, usiamo attacchi singoli. Vediamo se con l'attacco singolo riesco a fare più male. Proviamo con un Thunder Dragon, dai. Venus Love Me Chain. Oh yes, tolgo 4000. Evil Surge. Aio! Non fai un cazzo, Mercury. Sei inutile. Anche tu, Moon. Tra tutte quelle che sono morte le fai a Mercury, no a Jupiter. Madò. Allora. Stessa identica strategia, ragazzi, non cambia assolutamente nulla in questo gioco. E il brutto è questo. Una gran bella storia, molto ben fatta, ma
è l'attacco. Aio. Ciao. Dicevo, una gran bella storia, è fatta anche abbastanza bene, i caratteri delle Sailor sono tutti rispettati, ma a livello di gameplay è un po' carente, ecco, come tipo di GDR è un po' carente, è praticamente incentrato sulla storia, prettamente incentrato sulla storia, non c'è nulla di strategico vero e proprio. Da questo punto di vista sono rimasta un pochino delusa, ma pazienza, oramai siamo alla fine, noi vogliamo vedere come finisce questa storia, dobbiamo fare il sedere a sede striscia ad Apsu, quindi per farlo dobbiamo battere Sin, quindi cerchiamo di darci una mossa, se riusciamo ovviamente. Ok, oh yes, Eagle Surge che mi ammazza un'altra volta tutte e tre. Oh no, fortunatamente Jupiter è resistita a quel poco che è riuscita a resistere. Ok, vediamo, Nigiset, Life Water e Supreme Thunder, perché tanto mi pare che toglie appunto un 1000 di meno. E l'attack. Dai, resisti. Jupiter, you must resist. Ok. Nigiriset, Mass Fire Snake, Life Water, su Venus, Supreme Thunder. Evil Surge, mi pare che mi ha ammazzato tutte e due le attacker. Già. Immaginavo. Vabbè. Ecco perché gli oggetti sono molto importanti in questo gioco, ragazzi. Compratene fino allo sfinimento. Vendete un rene, il pancreas e anche il fegato. Perché come vedete è un continuo utilizzo di oggetti. Soprattutto Life Water, se avete fatto quello che vi ho detto io, ovvero li avete droppati dai nemici perché non li vendono. E i Nigiriset comprateli fino allo sfinimento. Addirittura comprate anche i Bentu set, che sono quelli che ripristinano tutti gli EP a tutte quante. E può essere molto utile, soprattutto in fasi più concitate della situazione. E vi consiglio anche di comprare tipo manicure, queste cose, perché penso che più avanti ci serviranno. Praticamente sono degli oggetti che aumentano le statistiche delle Sailor di un tot. E penso che prima o poi li utilizzerò. Dunque, strategia invariata. Riusciremo ad uccidere Sin? Vaffanculo, mi ha ammazzato un'altra volta tutte e due. Ah no, ancora resiste la nostra Jupiter. Cerca quantomeno di resistere. Stoica. Oh mio Dio, ho finito di Supreme Thunder. Allora, ecco perché. Intanto curiamoci, visto che lei è la più veloce. Evil Surge. Mi pare che muore. Ah no, non sono morte nessuno dei due. Fantastico. Ok, Nigiriset. Vediamo se riusciamo questa volta fare qualche cosa di interessante. Allora, non posso fare niente, nemmeno selezionarle, quindi facciamo sempre Nigiriset. Lei, che non può fare niente, utilizza un Bentu set. Dov'è? Ah no, scusatemi, Cologne, non Bentu set. Cologne è quella che vi dicevo io, che ripristina tutti gli MP, chiamiamoli così, ecco, i Magic Points. Oh mio Dio! Ti odio, Sin!
I hate you! Die already! Ah. Mio Dio! Ti odio. È un odio profondo. De profundis. Stancante, questo gameplay è molto stancante, ragazzi. Lo è per me, lo sarà anche per voi, mi dispiace, ma questo passa in convento per andare avanti. Allora. Fortuna che ha attaccato un singolo. Ok. Allora, Mars Fire Snake, Life Water su quell'altra e Supreme Tanda. Oh, peccato per Venus, ma finalmente me la sono levata davanti agli occhi. Mars e Moon hanno superato il livello. Ok. Non abbiamo ancora perso. Non farlo, Nergal. Le nostre capacità sono troppo differenti da quelle delle Sailor Senshi. Dannazione, quindi non siamo in grado di vincere contro la cosa reale, dopo tutto? No, le nostre forze non possono essere inferiori alle loro. Non è così, Sin? Sin! Questo è il motivo per cui siamo venute qui. Vuoi che sia tutto invano? Rispondimi, Sin! Sailor Moon, adesso è la nostra occasione. Dovremmo essere in grado di far tornare gli appositi Yosenshi delle normali umane. Sì, ho capito. Moon Healing Escalation. Ti prego, Ginzuisho. Onegai, Ginzuisho. Questo è proprio così. Mi è stata data la mia forza da Apsusama e poi mi dispiace per quello che ho fatto fino ad ora. È tutto a posto, è tutto finito per voi adesso. Grazie infinite, Sailor Mars. Giuriamo che non saremo sedotte per avere il nostro destino manipolato. La prossima volta che ci incontreremo saremo amiche. Sì, cerchiamo di fare una partita a scacchi per allora. Yeah, sono della la vostra compagna anch'io. Di chi? Sì. Ishtar di sicuro era una strana ragazza. Jupiter, ti ho causato un sacco di problemi. L'ho già dimenticato. Bene, se diventa di nuovo pericoloso per voi, fuggite. Grazie, Sailor Senshi. Con questo una vita normale attende quelle ragazze. Guardate, anche Sin. Ho avuto modo di andare con tutti. Sin? Io non posso crederci. Il destino in cui credo è questa vita corrente. Per Anshar, non posso morire qui. Sin, perché? Sailor Moon, come i vostri pensieri per Shingo, i pensieri di Sin verso suo fratello Anshar sono forti come quelli di chiunque altro. Questo è il motivo per cui il Silver Crystal non ha funzionato. Sin. Oh, Shingo, sta bene? Shingo! Shush! Shingo sta dormendo. Oh, è vero. È così carino quando dorme, ma quando è sveglio è così snob. Non dire cose del genere. Ha ragione, Sailor Moon. Ho sempre voluto un fratello come Shingo. Scusatemi, ragazze. Sono sempre così egoista perché lui è il mio vero fratello. Grazie per tutto. Non preoccuparti di questo. Shingo è come un fratello per tutte noi. Giusto. Ragazzino fortunato, avendo tutte queste belle ragazze attorno a te. Dobbiamo prima restituire Shingo al suo giusto posto. Ok, e allora dobbiamo fare qualcosa riguardo ad Apsu. Spero che Cibiun stia bene. È passato un po' da quando abbiamo visto la mamma. Mi chiedo se stia bene. Ok, siamo con Chibi Moon, cerchiamo un punto di salvataggio e ci fermiamo perché mi stanno ballando gli occhi.
Ok, Uranus e Lepton mi hanno fatto un level up, ma sono messe veramente male pure loro, quindi mi sa che dovrò farle allenare in maniera molto intensiva. Entriamo qui. Ah, ok, un negozio e c'è la Luna Pinball, perfetto, noi salviamo. Come vi sto già dicendo, mi fermerò un po', arriverà un pochino più lentamente la prossima gameplay, proprio perché dovrò far allenare anche queste Sailor Senshi. Sto sistemando qua la cosa Victory perché non va bene così. Allora, facciamo così. Loro due davanti, mi pare che siano quelle che hanno più esperienza, più difesa. Quelle due al centro e lei indietro, perché tanto non serve a un piffero se non a bloccare il tempo. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito fino a qui e per aver avuto pazienza fino a questo punto, perché effettivamente è uscito con molto ritardo questo video. Noi ci vediamo alla prossima gameplay, sempre qui su Sailor Moon Another Story con Bloody Roll 258. Ciu ciu!